Buona stagione turistica, soprattutto verso i mercati maturi nel Salernitano. Il 2015 mai disperare, potrebbe essere ancora migliore. Ma crediamo sicuramente che sarà migliore. Il nostro territorio è capace di sorprendere sempre di più e ogni anno di più. Cominciamo a progettare il futuro 2015, cominciamo alle porte, come dire, della chiusura di una stagione turistica che per noi, secondo quelle che sono i dati che abbiamo, è una stagione turistica che ci ha gratificato. Cominciamo dai mercati maturi, dai mercati già nostri, e quindi Germania, Nord America, Nord Europa e soprattutto i paesi del freddo, perché siamo convinti che prima ancora di passare ad altri mercati dobbiamo consolidare quello che già è nostro. Consolidare significa non perdere l'attenzione, significa continuare a far conoscere il nostro territorio, perché crediamo sia ricco ancora di cose da scoprire per questi mercati, e quindi cominciamo da questo momento la stagione turistica 2015. Saremo presenti, ovviamente, lo voglio ricordare, al TTG di Rimini, che comincerà il 9 di ottobre, con i nostri operatori, con la nostra offerta turistica, e credo che anche lì, oramai questo è un evento di puro business e non istituzionale, riusciremo a portare a casa sicuramente risultati ottimali per questa provincia. Operatori tedeschi in visita nel Salernitano, tutti hanno detto che se ci fosse uno scalo aeroportuale, insomma, sarebbe molto meglio. Beh, ci stiamo attrezzando anche per questo, insomma, le cose purtroppo non si realizzano dall'oggi al domani, forse abbiamo impiegato un po' di tempo in più, però adesso, insomma, siamo alle porte, grazie soprattutto a quello che è stato l'impegno della Regione Campania sullo sblocca Italia e quello che è stato il segnale forte del Presidente Cardoro entrando nella compagine del Consorzio Aeroporto. Quindi ci aspettiamo da questo evidentemente forti accelerazioni su tutto il campo del consolidamento e allungamento e completamento dell'infrastruttura. Ci auguriamo che da qui a qualche tempo, io credo nel giro di 2 anni, riusciamo anche qui a mettere a disposizione, soprattutto di questi clienti consolidati, di questi mercati maturi, a 2 ore, 3 ore massimo di volo, il nostro scalo per abbreviare e per ottimizzare ancora i tempi di permanenza. Arrivano i tedeschi, veramente ci sono qua dal Grand Tour i tedeschi, però è sempre meglio, insomma, consolidare questi settori già ricchi del nostro turismo. Sì, noi dobbiamo essere anche coscienti che bene o male il nostro turismo, specialmente delle due costiere, è un turismo più che altro legato anche al mare, anche alla bella stagione dal balneare, perciò noi sogniamo sempre altre cose e speriamo di farle, di andare avanti, però dobbiamo consolidare queste presenze, per cui è inutile sognare o tentare mercati strani, asiatici o cose del genere. Per il momento è opportuno consolidare i nostri mercati tradizionali, che in parte rischiavamo di perdere perché altri mercati, altre offerte quali quelle della Jugoslavia o di zone vicine, riuscivano forse a spuntare anche dei prezzi migliori. Qui vogliamo consolidare questi mercati, consolidarli in maniera forte, dando la possibilità a questi buyer di conoscere bene le nostre offerte, di conoscere bene le nostre terre. Voglio dire solo una cosa, ricordiamoci che noi abbiamo una serie di alberghi, che sono alberghi teoricamente in mano a piccoli proprietari, ed è quello che più piace al turista nordico, perché quando viene da noi non vuol trovare la grande catena, come diceva il ministro dello scorso governo, dove trova tutto uguale. Viene da noi per trovare un albergo che gli offre l'ospitalità italiana, la nostra ospitalità, la nostra cucina offerta di stranieri, è quello che loro vogliono, quello che ci chiedono e quello che noi gli offriamo. Retto ad Elite in Costiera Amalfitana, sui grandi numeri invece nel Cilento, da Pestum in giù, possiamo coniugare queste due diverse anime del turismo? Ma certamente si possono coniugare, perché poi naturalmente le proposte sono diversificate e comunque società reali di queste infrastrutture che oltretutto oggi diventano difficili da gestire se non vengono effettivamente utilizzate.